Buonasera, Simone D'Angelo e Andrea Ortis, che sono il regista e uno dei protagonisti di un corto che c'è stato stasera a Molise Cinema, I Futurieri. Come è nata questa idea di fare questo corto che poi tratta molto di Molise e di storia soprattutto? Sì, e il futuro è nato grazie a una intuizione, possiamo chiamarla così, poi ispirazione, avuta nel Città Street Fest 2016, in cui un artista, Bianco Shock, ha realizzato un'installazione che era ispirata ai social network, quindi ha trasformato la cabina telefonica in WhatsApp, una panchina in Twitter e via di seguito. Dalla mia esperienza di vita, che comunque mi ha portato a frequentare Civita Campomarano, che è il luogo natale di Vincenzo Cuoco, allora mi sono chiesto cosa sarebbe successo se Vincenzo Cuoco e altri personaggi illustri molisani avessero avuto accesso ai nuovi strumenti di comunicazione, quindi al social network. E quindi da lì cosa è successo? Subito mi sono venuti in mente i salotti culturali, e secondo me i salotti culturali sono paragonabili al Vaticano di oggi. La notizia nel salotto viene detta e poi dopo viene, diciamo, diffusa dai componenti del salotto ad altri personaggi del territorio. Quindi è nata questa idea di mettere il social all'interno del 1700, fine 1700. Andrea, tu hai interpretato niente poco di meno che Vincenzo Cuoco. Com'è questo cuoco? Anche perché voi tu hai trovato i costumi, tutto dell'epoca, e tutto risale, c'è un grosso lavoro Sì, dietro. c'è un lavoro praticamente di ricostruzione storica. Il castello di Civita Campomarano è spoglio. Noi abbiamo ricostruito le scenografie all'interno del castello. Abbiamo scelto dei costumi presi in una sartoria cinematografica che è Canzanella di Napoli, storica sartoria. E quindi abbiamo rispettato fedelmente quelli che erano i tessuti e la manifattura del tempo. Però Andrea c'è questa intuizione, questa novità. E quindi com'è stato interpretare un cuoco, diciamo, un po' più avanti rispetto ai Sì, un tempi? cuoco che effettivamente è molto avanti rispetto ai tempi, è un futuriere vero, è un uomo che pensa, diciamo che, come ha chiesto Simone nella costruzione del personaggio, è un guerriero che ha le armi del testo, dell'intelletto, della parola, non certo quello della violenza. E in questo senso è avanti quest'uomo, non solo perché parla ad esempio della scuola in maniera estremamente moderna, e lo fa 300 anni fa, ma se posso dire è un uomo che non è un uomo barbaro, non è un uomo urlante, è un uomo raffinato, piccolo, attento, elegante. A volte anche deciso, spocchioso, no? E quindi contrasta l'aristocrazia che vuole mantenere il peso del proprio potere scansando il popolo. Lui chiede al popolo di non fare le rivoluzioni con le zappe e con la violenza, ma di farla col pensiero, con l'intelletto, con lo studio. E questo è molto bello e direi anche molto moderno in un momento in cui magari molti toni barbari, se mi viene permesso, vengono usati anche dalla politica. Andrea, ti abbiamo conosciuto ai Serni e a Campobasso alla conferenza stampa della Divina Commedia. C'è stato il tour che avete fatto Certo. in tutta Italia. È uno spettacolo importante del quale tu sei regista e anche sceneggiatore, mi sembra, se Sì, non diciamo, sbaglio. non sceneggiatore, diciamo, ho fatto parte dei testi, le Hai composizioni scritto i cinematografiche, testi, diciamo, sì. certo. È stato bello perché abbiamo deciso, assieme alla produzione, che è rappresentata dalla famiglia Gravina, ma di partire da un paese di provincia. C'è la Divina Commedia, Dante 1300, Vincenzo Cuoco 1700, sono personalità intanto italiane. Ecco, lo dico quasi con fare patriottico, perché spesso siamo molto abituati ad apprezzare ciò che viene da fuori, ma come diceva Pasolini, spesso ci dimentichiamo da dove arriviamo. Dante è stata un'altra operazione molto interessante, importante. A volte c'è la reminiscenza scolastica che ci dice quasi che questo è un po' pesante. Come può sembrare pesante un testo di Cuoco ai giovani d'oggi? Ma forse dei linguaggi giusti, come quello cinematografico, come quello teatrale, possono non inventare cose nuove, ma fare un'operazione, se vogliamo, di archeologia artistica, togliere polvere e a qualcosa che di bello c'è. Certo.
e il rinnamorarsi di personaggi come Dante, già famosissimo, o come Vincenzo Cuoco, che è una gemma, un prodotto tipico, sartoriale, meraviglioso di una terra molisana, è qualcosa che, della quale dobbiamo essere fieri. Concludo dicendo che noi italiani siamo abituati, viviamo anche oggi qui a Casa Calenda in un paese con un centro storico bello, con chiese cinquecentesche, siamo abituati alla bellezza, addirittura non ci basta nemmeno più mangiare, vogliamo che anche i piatti siano anche belli, no? E allora perché dimenticarci di questo? Certo. Tutto rispetto per i tedeschi che fanno bene le macchine, ma noi la bellezza l'abbiamo insegnata al mondo nel 300, nel 500 e con questi pensatori come Vincenzo Cuoco. Beh, quindi c'è un canale per tornare a pensare a questo, il teatro, il cinema, un po' tutto. Simone, che c'è nel tuo futuro adesso? Ti abbiamo visto qui a Molise Cinema diverse volte. Sì. E cosa stai preparando? Io intanto i Futurieri sta facendo un percorso nei festival internazionali e siamo stati selezionati a Vico Equense, un festival importantissimo, il Social World Film Festival, di cui insomma andiamo fieri perché è un festival importante, siamo arrivati in selezione. I Futurieri sta facendo, ripeto, questo percorso nei festival e in più diventerà un docufilm. Entro fine anno produrremo questo docufilm che sarà strumento per far conoscere, come giustamente diceva Andrea prima, far conoscere Vincenzo Cuoco anche ai più piccoli e quindi portare nelle scuole questo. Quindi allungherete un po' il prodotto e lo renderete un po' sarà più un fruibile. Chiaramente il sogno e la speranza che diventi un lungometraggio. Certo. Però intanto oltre al docufilm e a questa speranza del lungometraggio sto preparando il film per l'anno prossimo, speriamo di riuscire a realizzare questo film, la mia prima opera, lungometraggio insomma l'anno prossimo. Aspettiamo, in bocca al lupo. In bocca al lupo anche Andrea, ci vediamo a Isernia alla prima, anche quest'anno, sì, della Divina. Viva il lupo, si dice a teatro, si dice anche al cinema. E aspettiamo i molisani che ci hanno sempre accolto con grandissimo affetto. Questo Molise esiste, ma non occorre che lo dica la gente che viene da fuori. Esiste perché ha una storia, perché ha una sua identità, al di là che venga riconosciuto da quelli che arrivano come me, da fuori, che poi quando arrivano se ne innamorano. Grazie.